Onorevole Antonio Moro, un modo come un altro, ritengo forse senza tema di smentite di essere nel giusto, di sottolineare questo grande senso di appartenenza alla nostra isola, perché questa fiera, questa organizzazione post pandemia è davvero ad altissimi livelli. Ma certamente ogni edizione cresce e migliora e noi siamo qui per sostenere, dimostrare vicinanza con uno stand bellissimo, dimostrare la partecipazione della regione ad un evento che rappresenta un'occasione di crescita e di sviluppo non soltanto economico ma oserei dire sociale e culturale per questo territorio che ha nella forza dei suoi artigiani, delle sue piccole imprese, dei piccoli commercianti, le occasioni per riprendere un cammino virtuoso appunto di crescita e sviluppo. Non solo business, ma proprio questo fatto di poter sottolineare che si può fare anche in Sardegna. Ma certamente è l'occasione, è la fiera, mi sembra sia diventata un'occasione anche per incontrare tutti coloro che in qualche modo hanno attività non soltanto economiche in Sardegna e le attività di contorno di questa quinta edizione garantiscono anche con un'area food molto importante la partecipazione di chef, dei migliori chef della Sardegna, occasioni per socializzare e ritrovarsi attorno a quello che è più importante, a ritrovarsi attorno alle cose della nostra città per rafforzarle, farle crescere e farle diventare sempre migliori. Ultima cosa, ci pare anche la locazione del periodo davvero importante, è una sorta di allungamento di questa stagione, se ne parla tanto, però queste sono le iniziative lodevoli. Ma questa sarà una stagione record per il traffico aeroportuale, per gli arrivi negli aeroporti, è un allungamento della stagione che deriva da una programmazione degli eventi e degli interventi di promozione fatta dall'assessorato al turismo e che oggi conferma nei numeri quelle che erano le previsioni. Non ci sono mai stati così tanti turisti come in questi mesi in Sardegna, non ci sono mai stati così tanti arrivi e così tante partenze come in questi mesi nei porti e negli aeroporti della Sardegna. Credo che da qui si debba ripartire per compiere anche quelle valutazioni critiche, quelle evidenziazioni che in qualche modo sono emerse con tono polemico per ricondurle in maniera costruttiva per migliorare la nostra industria della ricettività che rappresenta davvero ormai il settore, uno dei pilastri su cui basare la nostra ripresa economica.